Radio Radicale, siamo con Erasmo Palazzotto di Leu, Sinistra Italiana, per parlare del decreto interministeriale che è stato reso noto oggi dai ministri Bonafede e Di Maio, rispettivamente della Giustizia e degli Esteri, sulle procedure per i rimpatri. Allora, il decreto ministeriale è un atto di due ministri che ha potestà regolamentare e che quindi nella fonte delle norme non ha il valore di legge, che permetterebbe rimpatri più rapidi. Allora, come giudica questo, diciamo, metodo seguito che dribbla totalmente il Parlamento e che secondo molti avrà, diciamo, scarsa efficacia? Ma io penso che in primo luogo quello che serve è affrontare il tema dell'immigrazione con la dovuta serietà. È un fenomeno complesso che va affrontato con misure complesse e che non può essere gestito sul terreno della propaganda o di misure spot. Per cui trovo improprio sia lo strumento del decreto interministeriale, sia il fatto che in un meccanismo, in un processo così complesso, non siano stati coinvolti altri ministeri, a partire dal ministro dell'Interno, che sicuramente è quello che deve affrontare questa questione. Sulle misure ho pochi elementi da poter commentare, nel senso che Si fa un rimpatrio in 4 mesi? È molto difficile che si possa fare un rimpatrio in 4 mesi, è molto difficile perché, per fortuna, aggiungo io, ci sono dei diritti delle persone che sono sanciti dalla nostra Costituzione che nessun decreto interministeriale potrà in nessun modo cancellare, e che devono essere la barra dritta che noi mettiamo su una rotta che non possiamo cancellare, che è quella del rispetto dei diritti umani e dei diritti individuali delle persone. Su questo mi permetto di dire, valuteremo quali sono le misure in questo decreto interministeriale. Come veniva ricordato, Non non è una legge. valuterete perché non verranno esaminati dal Parlamento. Valuterete Intanto politicamente. le valuteremo politicamente appena avremo modo, diciamo, di leggerle. Magari ci saranno delle cose interessanti, altre tra quelle annunciate, una lista di paesi sicuri. Ho visto la maggior parte di quei paesi sono paesi con cui già ci sono accordi di rimpatri. Il problema al massimo è quali sono i paesi con cui gli accordi non ci sono. Ci sono paesi come l'Ucraina che sono paesi in guerra. Vorrei capire se una persona che scappa dalla guerra in Donbass arriva qui, poi viene rimandato in un paese in guerra. Insomma, alcune cose mi Ci sono le sembrano. convenzioni internazionali che lo vietano e che quindi Ci sono le sarebbero, convenzioni internazionali e diciamo, anche le nostre leggi che non sì, vengono anche le nostre cambiate. leggi, certo, che non vengono cambiate da un decreto Però interministeriale. quello che io in questo momento registro è che mi pare che ci sia stata più l'esigenza di arrivare a un annuncio spot, di costruire una replica su questa ossessione della propaganda di Salvini, invece che mettersi seriamente al lavoro per affrontare la questione migratoria con l'attenzione che merita, ma anche col giusto peso. Cominciare a dire chiaramente che i numeri oggi ci dicono, che non siamo davanti a un'invasione, che siamo davanti a un fenomeno, strutturale, che quindi, non si deve capire come fermarlo, perché è impossibile fermare un fenomeno di questa natura, ma che invece bisogna capire come governare per garantire i diritti alle persone che arrivano e i diritti alle persone che accolgono. Questa è la grande sfida che questo governo ha accettato quando è nato all'insegna della discontinuità rispetto al governo precedente, che invece proprio su questo tema aveva costruito una grande campagna di propaganda alimentando le paure del paese. Vede questa cosa come un'iniziativa alternativa alla linea Lamorgese-Conte dell'accordo di Malta, che poi verificheremo la prossima settimana? Ripeto, vedo questo decreto come una fuga in avanti e il tentativo, diciamo, di occupare uno spazio di visibilità, esattamente il modo sbagliato con cui si affronta il tema delle migrazioni. Valuteremo le misure che sono contenute in questo decreto, che, ripeto, allo stato attuale mi sembrano più a livello di annuncio che a livello di misure concrete che possono cambiare la situazione. Bene, grazie come sempre a Erasmo Palazzotto di Liberi Uguali, Sinistra Italiana.